Allora, innovazione realizzata, voi prendete nota lì dietro ragazzi, soprattutto di quello che è stato appena detto. Innovazione realizzata e invito a raggiungermi soprattutto sul tema della comunicazione, ci andremo a concentrare. Sebastiano Deva, CEO di UpTripper, CEO sarebbe il capo operativo delle aziende. Paola Marzario, e allora oggi è Plassé, quindi ti mettiamo qui. Paola Marzario, amministratore delegato di Brandon Ferrari e se non sbaglio deve sedere qua, grazie. Piero Mastro Berardino, CEO anche lui di Mastro Berardino, notissima azienda della zona, prego, grazie per essere qui. Gianluca May, co-founder, cofondatore di Neuronaut. Eccolo in arrivo. Abbiamo parlato di camicie prima, poi vedrete perché è la persona giusta per dirci come accoppiare anche le cravatte. Senza cravatta, ma va benissimo, è una cosa che ultimamente va molto. Allora, cominciamo, vi ho fatti sedere in questo modo, ma non seguo l'ordine delle sedie. Cominciamo da Piero Mastro Berardino. Allora, avevo detto che questo giro sarà dedicato all'innovazione legata alla capacità di comunicare il prodotto e l'azienda. Voi sappiamo bene che fate un prodotto che definire maturo è dire poco, perché ovviamente ha millenni di storia, ma grazie alla comunicazione siete riusciti a evolvere verso nuovi mercati e verso nuove opportunità. Beh sì, la capacità di interpretare proprio nella filiera vino questo mondo di contemplazione che è dato dalla viticoltura, dal saper attendere, no? Dal saper restare un attimo a far correre gli eventi, e nello stesso tempo invece il mondo della comunicazione è rapidissimo sui mercati, perché l'enogastronomia ce l'abbiamo ormai nei mass media in maniera anche, vorrei dire, ridondante. E, ecco, questa secondo me è una sfida, cioè il concetto di innovazione passa anche per la capacità di entrare nei termini, nelle espressioni che noi adottiamo e fare in modo che queste espressioni non si svuotino. Abbiamo un compito importante, quando si parla di territorio, per esempio, la nostra sfida è far comprendere che il territorio non è una realtà oggettiva fuori da noi, ma che per esempio invece è il modo di interpretare una famiglia multigenerazionale come la mia, il modo di interpretare e ce ne sono tantissimi ovviamente nel nostro paese, interpretare un messaggio un po' diverso, cioè far comprendere che siamo noi gli attori del territorio, che un territorio da solo non è vocazione in senso oggettivo, la vocazione di un territorio è sempre pensata, interpretata, compresa e in qualche modo intuita e ritrasmessa dai suoi attori imprenditoriali. Su questo io personalmente mi batto molto, perché invece nel nostro mondo si tende ad avere questa visione un po' sistemica secondo la quale noi siamo quasi quasi degli ingranaggi, delle componenti di un sistema più ampio nel quale dobbiamo tutto sommato interpretare il ruolo che ci viene dato. Non è così. Credo che rimettere l'individuo al centro sia un compito di chi fa impresa, con uno sforzo importante, e che la logica di territorio debba essere riempita nuovamente, perché è un'espressione a volte abusata. L'attività di comunicazione che noi possiamo fare deve colmare questo gap fra luoghi comuni e ciò che realmente chi fa impresa è in grado di fare, che spesso nell'attività di comunicazione generale si disperde un po'. Quindi senza contenuti e senza esperienza vissuta non si può fare neanche comunicazione. Paola Marzario è abituata a accompagnare le imprese verso il mondo proprio attraverso questi strumenti. Quindi sentiamo qualche segreto. Esatto. Noi come Brandon Ferrari appunto portiamo, quindi cerchiamo di supportare le aziende nel digitalizzare i processi che appunto i manager si trovano ad affrontare tutti i giorni, per poter chiaramente portare online le aziende e portarle anche oltre i confini italiani. Mi riallaccio al concetto di Italian Factor che sì, è stato esposto appunto. Sì, mi raccomando, quella relazione lì pescate sì, tutti. Assolutamente, anche perché il Made in Italy è molto, diciamo che se fosse un brand sarebbe il terzo marchio più importante al mondo, credo, dopo Coca-Cola e Visa. E questo lo noto tutti i giorni parlando con i miei buyer, con i buyer comunque anche extraeuropei, quindi non soltanto dell'area EMEA, che sono molto attratti dal Made in Italy per non soltanto una questione di artigianalità, di manualità, ma proprio di gusto, quindi gusto stile italiano, anche perché comunque le piccole e medie imprese possono essere sia Made in Italy, ma anche possono produrre in altre diciamo, nazioni,
Ma allo stesso tempo hanno il manager italiano, l'imprenditore italiano ha la voglia, il disegno in testa, no? È un Italian thinking che è quello che poi piace ai buyer e piace ai consumatori. Cerchiamo chiaramente di digitalizzare le aziende, una cosa che chiaramente va di pari passo anche con l'internazionalizzazione, perché nel 95 Steve Jobs, qui mi riallaccio a lui con una citazione, diceva che anche la più piccola impresa sul web può pensare, può affrontare il mondo come la più grande azienda che esista sulla Terra. E questo perché? Perché chiaramente il mondo online è un mondo che non ha confini, quindi purtroppo però andando, chiaramente facendo scouting anche di fornitori in Italia, e tra l'altro sto lavorando moltissimo sul tessuto napoletano, con il tessuto napoletano, mi rendo conto che la cultura digitale ancora non è penetrata così come lo è all'estero. E questo per noi è un po' un gap che deve essere assolutamente colmato nell'arco di questo arriviamo sicuramente più avanti mese. Perché di questo torneremo a parlare, poi ti voglio coinvolgere invece ancora di più sull'accompagnamento delle imprese verso il mondo, ci arriviamo al secondo giro. Francesco e Sebastiano Deva, che si è dato il compito invece di comunicare addirittura il nostro patrimonio storico-artistico, quindi insomma... Diciamo che è proprio l'Italian Factor, è proprio questo. È uno dei, insomma. Direi che il nostro è un caso un po' particolare, perché abbiamo in questo momento, se va anche una slide, posso anche essere più concreto, diciamo. Adesso arriva, intanto. E in questo momento abbiamo lanciato un social contest proprio su Roma, ci si può agganciare all'hashtag proprio per conoscere il tipo di attività che facciamo. La nostra è una startup che ha attratto, diciamo, l'interesse di investitori e di partnership perché genera una fruizione dei beni culturali a partire dallo stato emotivo degli utenti. Questa è una differenza diciamo, sostanziale, perché mette il contenuto al centro del business, e per esempio è stato uno dei motivi per cui la Bocconi ci ha chiamato per studiarci come caso e ha dedicato un'intera sessione di studi proprio per capire come UpTripper, questa social app, può generare business a partire dalla fruizione dei beni artistici. Questo è un motivo per cui, per esempio, oggi abbiamo un'interlocuzione importante con i due più importanti, direi, gruppi editoriali italiani. È uno dei motivi per cui Google ci ha attenzionato, perché questa storia delle mappe emozionali che consentono ai turisti, agli art lovers, di fruire dei beni artistici e culturali sembra essere un caso unico, e questo è uno dei motivi per cui probabilmente siamo di fronte, nel nostro caso, ad un'occasione storica, cioè quello di finalmente ribaltare l'esperienza dell'utente, mettere al centro esperienza mobile, bellezza, emozione, turismo e possibilmente business. Posso dire una cosa? Sì. Possibile che nessuno ci aveva pensato? Sembra di sì. Perché insomma Caracalla sta lì da un bel po', anche sembra visto... Campidoglio. In realtà è quello di associare all'utente una preferenza emotiva e generare all'interno delle città, noi siamo posizionati su circa 20 città europee, generare dei percorsi che consentono una fruizione immediata, certo. Non fa altro che andare incontro a quello che oggi si dice appunto uno dei delle principali, come dire, dogmi del marketing americano, cioè the content is the kingdom, il contenuto fa la differenza. Noi ci siamo trovati in questo percorso grazie ovviamente a un'intuizione che è portata avanti anche da, per esempio, direi un gruppo di giovani creativi napoletani che vengono tutti dalle periferie, uh-huh. E che ha consentito, grazie anche ovviamente a una fase di avanzamento tecnologico anche veloce, di raggiungere le posizioni di mercato che in questo momento in Italia possono consentirci una crescita velocissima. Questa è la nostra piccola storia. L'altra differenza in questo percorso l'ha fatta, devo dire la verità, il contesto che abbiamo trovato, a Napoli soprattutto. Direi che senza la mediazione dei giovani industriali, senza l'operato... Insomma, l'infrastruttura organizzativa e associativa aiuta. È stata molto importante perché ci ha consentito di accelerare i rapporti.
come si dice in America, gente di talento che riconosce gente di talento aiuta, diciamo, il business. È stato grazie, non so, a Vincenzo Caputo, per esempio, a Giovanni De Caro, che noi abbiamo potuto, da piccola realtà delle periferie, da piccolissima realtà delle periferie, oggi andare a chiudere dei deal con il Polo Museale Fiorentino. Stiamo interloquendo con, dicevo, con importanti gruppi editoriali che hanno riconosciuto questa innovazione. Pertanto, questa azione contestuale ha consentito a questa piccola idea di diventare una realtà e speriamo di raggiungere queste posizioni e consolidare questo mercato al più presto possibile. Gianluca May di Nero Notes ci porta direttamente, applauso meritato, ci riporta una delle parole d'ordine di prima, tailor made anche a distanza. Raccontateci, fateci capire come. Sì, più che attingere alla presentazione che è stata fatta prima, potrebbe sembrare che è stata concertata. No, non è stata concertata. Allora, Neronote è uno di questi casi di contaminazione di cui si parlava ieri tra due mondi. Il mondo della manifattura totalmente tradizionale d'eccellenza italiana, del mio socio che viene dalla sua esperienza personale e familiare di 100 anni nella produzione delle camicie, 100 anni, un secolo, e nella mia, con il mio portato digitale. Neronote è stata definita da alcuni articoli sulla stampa alchimia perfetta tra manifattura e terziario avanzato, tra saperi analogici e saperi digitali. L'idea di fondo parte dalla considerazione che online noi facciamo sì comunicazione, ma la comunicazione online è interattiva, è a due vie e soprattutto è a due vie uno a uno tra il brand, l'azienda e il cliente finale. Quindi se noi possiamo dialogare uno per uno con ogni singolo cliente finale, perché poi ridurci a consegnargli un prodotto standard, standard per taglie, standard per stile, eccetera? I prodotti standard esistono non perché il mondo sia standard, quindi non riflettono la natura dell'umanità, riflettono delle necessità comprensibili della distribuzione tradizionale. Andando negli spazi digitali, noi abbiamo completamente ignorato tutti i vincoli dati dalla distribuzione tradizionale. Quindi, se come persone siamo tutti diversi, abbiamo gusti diversi, abbiamo stili diversi, abbiamo personalità diverse, abbiamo anche forme diverse, io sono un falso magro, lui è un magro vero, però poi quando andiamo nel negozio ci fa vedere le stesse cose. Allora noi nell'interazione digitale riusciamo a creare un prodotto che rispecchia gusti e misure di ogni singola persona e quindi per definizione è la sua camicia perfetta. Quindi attraverso l'interazione digitale, quindi questo è l'abbigliamento digitale e l'abbigliamento digitale soddisfa le persone a un livello maggiore, è molto più vicino a quello che è la natura dell'umanità. Ora possiamo vedere con un video come funziona in pratica. Neronote is an online brand of customizable made-to-measure Italian shirts and offers the chance to design a unique garment that has been created exclusively for the client. Bravi! Aggiungo una cosa. Così avete visto anche il co-founder che viene, lui ha 100 anni di esperienza, anche se sembra giovane. Come funziona l'avete visto? Aggiungo quello che non si vede, che è quello che c'è dietro. Allora, portare online un configuratore è banale, è facilissimo.
ma non funziona, non serve a niente ed è il motivo per cui i nostri concorrenti sono al palo. Quello che abbiamo fatto noi è portare online, abbiamo costruito un processo, una shopping experience pensata per funzionare sull'essere umano non addetto ai lavori. Quindi noi quello che siamo andati a creare è un'esperienza culturale di interazione con i contenuti che vengono dalla tradizione italiana di abbigliamento, di accostamento, di cosa va meglio per un viso, per un certo tipo di utilizzo, il collo in un modo o in un altro. Ci sono 28 colli, ma ti spiego perché ci sono 28 colli e in che modo scegliere quell'unico che risponde alla tua precisissima necessità. Quindi siamo andati a governare questo tipo di processi informativi. In questo modo riusciamo a dare una scelta che è estremamente più ampia di qualsiasi analogo al mondo. Noi diamo la scelta, per dire, tra 2000 tessuti e un set complessivo di possibilità di 20 miliardi di camicie. Grosso modo fa 1 milione di volte la scelta che si trova ad Harrods. Quindi questo è tutto il percorso informativo che porta alla creazione della camicia, è il motivo per cui può funzionare benissimo l'abbigliamento digitale sotto questa forma. Che poi la standardizzazione che voi così sconfiggete su scala globale diventa anche a volte un nemico del commercio, perché tante volte si va online per vedere il prodotto standardizzato e poi uno se lo va a comprare al negozio dopo averlo scelto lì, per cui si salta poi quel canale. Volevo sentire, prego. No, dico, questo avviene perché portare online l'abbigliamento standard di fatto replica su un canale globale e scalabile i vincoli della distribuzione tradizionale. È insensato fondamentalmente. Vendete più, avete più clienti in Italia o fuori? Vendiamo in 80 paesi nel mondo, internet è super scalabile. Appunto, e quindi la logistica funziona, avete mai avuto problemi per la distribuzione? Abbiamo una marea di problemi con la logistica, perché poi quando si esce dagli spazi digitali e si entra nella distribuzione fisica... Sulla terra... Sì, ma però allora, in linea di massima nel mondo occidentale funziona benissimo, poi ci sono alcuni paesi tipo il Brasile dove ci perdono i camion nel triangolo delle Bermude e lì è un problema. Ma Superatino, è possibile avviare questo doppio canale di comunicazione anche per il vino, ad esempio? Quindi... dialogare col cliente e provare... Esiste, ormai è una grande realtà. Diciamo che il mondo del vino è un po' come in Italia il mondo del calcio, no? Sono tutti selezionatori della nazionale, sono tutti grandi esperti di degustazione, per cui oggi, anche a maggior ragione attraverso i social, tutti mettono fuori il loro abbinamento cibo-vino ad ogni piesso spinto. Quindi per noi è una continua sfida, ma è anche una messa di informazioni, ovviamente. Voi li monitorate i social, almeno i due più grossi? Molto, moltissimo, moltissimo. È un'attività oggi centrale, evidentemente, ma tra l'altro che, poiché il mondo del vino è fortemente personalizzato, i social aiutano ad un contatto diretto, relazioni uno a uno, la messaggistica sui social è diventato veramente il canale attraverso il quale il cliente ti può dire che emozioni ha provato. E questo è un aspetto molto importante nel nostro mondo, perché l'evoluzione della tecnica sia nella produzione sia nella degustazione in questi anni, secondo me, ha rischiato un po' di inaridire il profilo dell'anima e dell'emozione di contatto con il vino, e quindi il nostro sforzo è riportare al centro l'emozione, no? Ritornando al tema dell'individuo, perché ovviamente... Che poi alla fine combattete con quei produttori che fanno milioni di bottiglie tutte uguali, quindi bisogna far emergere anche la differenza. Sì, io sono un aziendalista e quindi rispetto ovviamente ogni posizione nel business. È chiaro che il nostro lavoro è fortemente manuale, è fortemente tailor made, e quindi chiaramente anche in questo caso lo sforzo che facciamo è quello di rappresentare le diversità, cioè noi facciamo un lavoro importante di zonazione a livello micro nelle tenute della nostra famiglia, facciamo un lavoro importante di selezione dei biotipi più adatti per rimetterli in campo e migliorare le varietà anche in prospettiva futura, facciamo un lavoro che dal punto di vista tecnico è decisamente puntuale e preciso. Nello stesso tempo il nostro è un mondo di emozioni e quindi deve ovviamente non prescindere da questa compartecipazione di spirito, insomma, non soltanto di mano e di mente. Paola Marzario, quanto sta evolvendo l'e-commerce? Tante esperienze nuove che si sentono e forse quanto c'è ancora da inventare? Quanto c'è ancora da inventare è assolutamente è quanto ancora bisogna portare all'interno della cultura aziendale per cercare di far cavalcare poi questo
quest'onda che porta anche alcune aziende ad emergere anche e ad aiutarle da questa crisi economica che c'è in questi anni. Le vendite online danno la possibilità di allargare i propri orizzonti. Semplicemente bisogna capire quali sono gli ostacoli da gestire, quindi da bypassare, perché non è molto semplice, diceva giustamente la logistica. La logistica è un aspetto molto importante che chiaramente bisogna assolutamente padroneggiare, perché si ha la possibilità di vendere sia a livello di B2B, ma si ha la possibilità di arrivare anche a casa della signora Maria e quindi di portargli il proprio prodotto a casa. Abbiamo fatto un esperimento quest'estate con un'azienda dell'Interport, un'azienda tessile, un imprenditore giovane che aveva voglia di sperimentare. Mi diceva: Paola, spiegami cosa devo fare per vendere di più. Ha detto: bene, cominciamo a vedere la collezione di capi che hai, cominciamo a vedere gli stili, perché non è detto che i prodotti che vanno nel canale offline, quindi nei negozi tradizionali, siano gli stessi che poi invece online vengano apprezzati. Per cui siamo partiti da lì, dallo studio della collezione, per poi arrivare a fargli capire quali erano le motivazioni per cui lui doveva essere rapido nel produrre la merce, no? Per produrre prodotti, proprio perché comunque internet vuole il prodotto immediatamente, vuole una consegna veloce, una consegna rapida, per cui le aziende devono assolutamente muoversi in questo e strutturarsi anche per questo. Insomma, alla fine lui mi ha detto: Paola, mi fido di te, ci credo. Abbiamo fatto una campagna vendita online, durata 4 giorni in Francia. Abbiamo avuto la bellezza di 6.700 ordini. Ma la cosa, quindi con un fatturato consistente, quasi il 2% rispetto al suo fatturato annuale, ma la cosa interessante, la cosa bella è che dopo 60 giorni, come voi sapete, c'è la possibilità del consumatore finale di rendere il prodotto. Abbiamo avuto 68 pezzi resi, cioè che nell'abbigliamento credo che sia un dato formidabile. Super. Perché questo significa che chiaramente è sinonimo di qualità di prodotto. Il prodotto è arrivato a casa della signora Maria ed è piaciuto. Quindi veramente il made in Italy in questo è assolutamente un concetto da cavalcare, da portare, da illustrare, e sia avendo un brand conosciuto ma anche non avendo un brand conosciuto. Non solo qualità di prodotto, ma anche signore Marie concentratissime quando fanno gli ordini, evidentemente, perché nessuno ha sbagliato. Sì, ma tra l'altro l'acquisto, quello che si nota di più è che l'acquisto su online viene fatto tra le 7 del mattino e le 9 del mattino. Questo non lo sapevo. Sì, perché normalmente è il tempo che si percorre in metropolitana o comunque con il trasporto per arrivare al lavoro, per cui si ha il telefonino che aiuta chiaramente, si dice e-commerce, cioè si acquista ormai online e dà la possibilità quindi di acquistare, quindi dà la possibilità di vivere anche il viaggio col pullman, dà la possibilità di acquistare e di fare acquisti per il figlio, per le stessa o per... Quindi quando vedi davanti uno che guida un po' strano sta comprando una camicia in realtà. Esattamente. Lo possiamo perdonare. E poi, se prima in azienda c'era un momento in cui si arrivava e si leggeva il giornale, ora si apre la mail. Quindi si beve il caffè e si apre la mail. Automaticamente, vabbè, sarete chiaramente tutti bombardati, immagino, da newsletter che alla mattina puntualmente uno scarica, arriva e con dei bellissimi banner che invitano a cliccare. Ovviamente quello è il momento in cui avviene il click, per cui diciamo che la consumatrice, quindi l'internauta, compra. Gianluca May, possibilità di sviluppo ulteriore della vostra idea, della vostra attività, e poi un messaggio, così chiudiamo questo giro, sia agli imprenditori sia ai futuri imprenditori. Volentieri, si sente? Prova. Prova, 1, 2. Insomma, ne prendo un altro. Stai lì. Grazie. Vai. Sì, devo dire, quando con Emanuela Saggese, co-founder, e CFO di UpTripper, diciamo, abbiamo creato questa piccola SRL circa un anno fa,
Questa idea un po' di fare un'app, una social app dedicata ai percorsi emotivi per la fruizione dei beni artistici sembrava effettivamente un po' vaga. E invece è successo che, grazie anche a dei colloqui informali che abbiamo tenuto in Silicon Valley, abbiamo scoperto che effettivamente, vengo incontro alla osservazione che lei faceva prima, effettivamente non c'è in questo momento nel World Wide Web una cosa del genere. Questa cosa ci ha messo un po' di apprensione, perché è ovvio che è un'occasione storica. È ovvio che, pur essendo così piccoli, l'obiettivo ora è correre per dimostrare, diciamo, una qualità, che è fondata appunto sul fattore italiano. Se posso dire qualcosa a chi si appresta, per esempio noi abbiamo fatto un percorso in questo processo di Adopt Up, siamo stati una delle prime che ha firmato un importante partnership con un City Sizing, il gruppo di Napoli, è stato un piccolo evento che ha dimostrato che con la buona volontà si può crescere ed è ancora in fase di studio questa operazione. Questo elemento di Adopt Up ci ha consentito, diciamo, di crescere anche culturalmente nel processo di impresa. E quindi, se posso dare un consiglio, vedo insomma dei ragazzi tanti in sala, due cose. Sicuramente con le idee in questo momento si può arrivare lontano e si può arrivare velocemente lontano. La creatività è determinante perché è un valore finalmente riconosciuto. Ma quello che fa la differenza, ovviamente sono anche i soldi, ma quelli arrivano. C'è un famoso detto lituano che dice: dove c'è il talento ci sono i soldi, ma la differenza la fa la perseveranza. È questo che ci ha consentito, ripeto, di fare questo piccolo percorso che oggi stiamo raccontando e che è veramente il punto di frattura tra l'idea, la realizzazione e il successo. Perseverare e avere carattere, perché il talento senza carattere difficilmente fa strada. Grazie, perseverare umano, messaggio un po' innovativo, anche se molto antico. Grazie a voi per questo primo giro e cambiamo alla tavola rotonda.